È venuto il grande momento per Franco Cavicchi. Ce la farà? Fulminea la sua risposta. E di fronte a tanta aggressività, il tedesco Neuhaus, il campione in carica, diventa sin troppo circospetto. Niente paura, è una semplice scivolata. E Cavicchi, cavallerescamente aiutato dall'avversario, si è subito rimesso in piedi, pronto a tornare all'attacco. Colpo su colpo, il pugilatore di Pieve di Cento costruisce l'edificio della sua grande vittoria. Nel lavoro al corpo non è meno efficace che in quello da lontano. Quanto a Neuhaus, contro il più giovane avversario, la sua esperienza di vecchia volpe del quadrato non può bastare. Alla fine l'italiano sarà proclamato campione europeo dei massimi, titolo che Erminio Spalla aveva perduto nel 26 e Primo Carnera aveva aggiunto la sua corona di campione del mondo nel 1933. Anche per Cavicchi, un giorno il traguardo potrebbe chiamarsi campionato del mondo.